Il 7 giugno 2021 entreranno in vigore le nuove linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, destinate sia a pubblica amministrazione sia ai privati. L'ambito di applicazione riguarda anche la conservazione dei documenti fiscali, delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori, con impatti importanti sui processi di conservazione eseguiti dalle aziende e dagli intermediari. Delle novità e anche del ruolo del conservatore come driver di trasformazione digitale delle imprese, ne parliamo con Tommaso Favero, Supply Chain Solution Consultant di Intesa IBM. Favero, quali sono le principali novità contenute nelle linee guida AGID? Riepilogo quelle più importanti dal mio punto di vista. Una metadatazione molto più ampia. I metadati sono quell'insieme di dati che descrivono il contenuto, la struttura, il contesto dei documenti e la loro gestione nel tempo definito. Sono previsti 17 metadati, di cui 13 obbligatori. Prima ne erano 5 nel precedente DPCM 3 dicembre 2013. Da parte di AGID c'è stato uno sforzo per standardizzare e approfondire la metadatazione del documento informatico e degli altri istituti, cioè il documento amministrativo informatico, il fascicolo informatico. Altro elemento è la certificazione del processo per la dematerializzazione delle copie cartacee. Per creare la copia per immagini su supporto informatico di un documento analogico è stato creato un processo complesso e molto robusto, il cui perno è la certificazione non di un prodotto né di un servizio, ma del processo, appunto. Ciò corrisponde a quell'esigenza espressa nell'articolo 22,1 bis del CAD. Altro elemento, il nuovo sincro, è stato aggiornato lo standard per l'interoperabilità della conservazione, è una questione un po' tecnica, non mi ci soffermo. Un altro elemento che vorrei sottolineare è il ruolo del responsabile della conservazione meglio definito. È stato chiarito che questa figura deve essere qualcuno al di fuori della conservazione, quindi o presso il cliente o presso un professionista dedicato. Quali sono invece le novità relative ai formati per la conservazione? Beh, una diversa esposizione dei formati. Sono descritti diversi formati, 124 suddivisi in 15 categorie, alcuni sono consigliati, altri no, per questioni, diciamo, di brevetto. Trovo molto, molto giusto, molto intelligente il fatto di aver creato un allegato di formati che potrebbe essere aggiornato in seguito, in futuro, in base all'evoluzione tecnologica. In questo nuovo contesto che si andrà a delineare una volta entrate in vigore le nuove linee guida di AGID, quale sarà il ruolo del conservatore accreditato? In questo contesto, il conservatore accreditato è chiamato a garantire quei necessari requisiti di qualità e sicurezza per il cliente. Ricordiamo che nell'ambito della conservazione a norma, i documenti elettronici, bisogna garantire quei requisiti richiesti dalla legge in termini di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti. Il conservatore è altresì chiamato a effettuare tutto un processo archivistico che il cliente magari non vede, da interfaccia, ma che viene implementato, quale la creazione di un pacchetto di versamento, la creazione di un indice, la creazione di un pacchetto di archiviazione, un rapporto di versamento e così via. Intesa è un conservatore accreditato, come si caratterizza la vostra offerta e qual è il valore aggiunto per i vostri clienti? Intesa è storicamente un potente strumento di integrazione dei servizi informativi di realtà molto grandi e complesse. Grazie alla sua expertise nell'ambito di gestione dei tracciati dei documenti clienti di diverso tipo, dalla tradizionale fattura elettronica via sistema di interscambio ai flussi EDI gestionali in standard EDIFACT e così via, garantisce molta flessibilità e un adempimento alla normativa non invasivo. Il nostro servizio di metadatazione richiede al cliente un impatto sui propri sistemi molto leggero. Inoltre, Intesa garantisce un processo di conservazione molto robusto, sia da un punto di vista normativo, archivistico, sia tecnologico. Per quanto riguarda l'ambito tecnologico, ricordo che Intesa fa parte del gruppo IBM, storicamente molto forte e d'eccellenza nell'ambito tecnologico. A suo avviso, che ruolo può svolgere la conservazione digitale nel processo di trasformazione e innovazione del sistema imprenditoriale italiano e dunque di tutto il sistema paese? Per essere veramente digitali bisogna innanzitutto eliminare la carta. La conservazione sta alla base del processo di digitalizzazione dei documenti. Il documento digitale deve essere sì formato, ed è fondamentale capire il momento in cui si forma, ma anche conservato affinché mantenga le caratteristiche richieste dalla legge di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e di reperibilità nel tempo.
il documento non conservato a norma non può fare valere questi principi e quindi non è un documento informatico. Spostando l'attenzione a livello europeo, quali potrebbero essere gli scenari futuri sul fronte della conservazione? Direi che gli scenari siano molto più nazionali rispetto a quanto noi pensiamo. Mi spiego meglio. Il conservatore accreditato è una figura ormai superata per un tema di libera circolazione dei dati, chiaramente non personale all'interno dell'Unione Europea. La nuova figura del conservatore sarà necessariamente inserita in un quadro di legislazione europea, costituendo probabilmente una figura che sarà ripresa anche in altre nazioni, un po' come è successo per la fatturazione elettronica Business Governance, o PA che dir si voglia. Ha iniziato una nazione e si sono aggiunte le altre. Probabilmente sarà così anche per la conservazione dei documenti elettronici avente una rilevanza legale. Ringraziamo per l'attenzione e ringraziamo Tommaso Favero per la disponibilità. Grazie a voi per l'attenzione.